a tutti e benvenuti a questo sesto momento, questo sesto webinar del nostro ciclo Incontrando il Territorio. Oggi utilizzerò soltanto un paio di minuti del vostro tempo, del tempo dedicato al webinar, per un saluto naturalmente da parte della Regione e per ringraziarvi per la costanza, perché riscontriamo sempre un numero molto elevato di persone che seguono questi appuntamenti, e anche per introdurre la giornata di oggi, o perlomeno per presentarvela e per presentarvi le persone e lo scopo, il perché abbiamo pensato appunto di fare questo tipo di webinar in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova. Ecco, secondo il nostro punto di vista, la collaborazione con l'Università è di grande importanza, in particolare la collaborazione con il Master in G-Science e Sistemi di Pilotaggio Remoto, diretto dal professor De Marchi, a nostro modo di vedere, merita di essere assolutamente diffusa per due motivi. Da un lato, per i contenuti che sono stati sviluppati anche assieme, come testimoniato dalle relazioni che sentirete oggi da parte di molti studenti che hanno, per nostra fortuna, hanno scelto di fare il tirocinio presso i nostri uffici, ma anche per il clima generale di collaborazione e condivisione che noi fortunatamente coltiviamo da tempo con la struttura, con il master diretto dal professor De Marchi. Ecco, ci pare veramente una giornata meritevole anche per la varietà e il livello di interesse che c'è sui temi che verranno trattati, però io non vorrei spendere altre parole se non per ringraziare tutti quelli che anche oggi hanno aderito, parlo dei relatori che hanno aderito alla proposta che abbiamo fatto appunto di partecipare e di esporre le loro esperienze all'interno del nostro ciclo di webinar. Tra l'altro posso aggiungere, prima di farlo, che si tratta di amici, e questo mi rende ancora più felice, più contento, insomma, di questo esito, di questa partecipazione. Non voglio rubare altro tempo e lascio immediatamente la conduzione del webinar al professor De Marchi. Vai, Massimo. Ringrazio il collega e amico dottor Umberto Trivelloni per l'invito a questo evento all'interno di questo ciclo di webinar Incontrando il Territorio. E quando Umberto stava costruendo questo evento ci siamo sentiti e soprattutto ringrazio per l'invito per aver pensato ad una giornata dedicata proprio alle relazioni tra Regione Veneto e Master. E la specificità di questi interventi che sentiremo oggi è che sono tutti quanti interventi che nascono all'interno di un'attività che il Master di secondo livello in G-Science e Sistemi di Pilotaggio Remoto svolge come stage. E il nostro è uno dei pochi Master in Italia che si occupa di tematiche della G-Science e l'unico Master che si occupa di integrare le tematiche della G-Science con quelle dei sistemi di pilotaggio remoto. Però tra i Master di secondo livello offerti in Italia è quello che dedica maggior tempo alla formazione dedicata agli stage. C'è lo studente che segue il master e fa 450 ore di stage. E queste non sono 450 ore, tra virgolette, perché sembra che le cose importanti quando si fa formazione sia la didattica, cioè ascoltare il professore, fare delle attività e poi c'è lo stage. E lo stage è sempre quella cosa un po' così. In realtà noi sullo stage ci investiamo su più livelli. Tra l'altro lo stage è progettato, seguito e valutato insieme agli studenti e all'organizzazione che ospita gli studenti, e periodicamente ci sono attività di valutazione che viene svolta dall'organizzazione, in questo caso Regione Veneto, e dai corsisti del master, ed è previsto durante il percorso di stage un incontro tra master, corsista e organizzazione, proprio per fare il punto, perché riteniamo che lo stage sia una parte importantissima della formazione, dove, allora, facciamo una piccola premessa. Un master di secondo livello è dedicato a persone che sono già laureate, quindi arriva una persona in un'organizzazione, in questo caso in Regione Veneto, che ha già una laurea magistrale di varia natura, pianificazione, agronomia, geologia, eccetera, perché il master ha aperto tutti i corsi di laurea, e assieme a Regione Veneto viene costruito, soprattutto Regione Veneto ci fa una serie di proposte, cioè tutte le attività di stage sono cose utili, che servono in primis a Regione Veneto e che hanno una validazione formativa da parte del master. Quindi tutte le cose che vedremo sono tutte attività che i corsisti hanno svolto negli anni e che sono cose che sono servite a Regione Veneto
e servita nel percorso di apprendimento. Ecco, credo che questo sia un aspetto fortemente importante. E lo stage serve sia per mettere a frutto le abilità, le competenze, le conoscenze che sono state sviluppate durante il master, un master che forma ad una professione che è quella di fare l'esperto di G-Science, di occuparsi di dati geografici nei diversi ambiti, ma lo stage offre anche opportunità per consolidare quelle che sono delle competenze trasversali, saper lavorare in gruppo. Per esempio, viene chiesto nella valutazione se i corsisti vengono coinvolti nella programmazione. In Regione Veneto sono contentissimi perché dalla prima settimana di lavoro sono sempre in riunioni, quindi i team building, le attività di formazione, cioè non è il corsista messo da qualche parte a fare qualcosa, ma partecipa alla vita di un'organizzazione per 3, 4, 5 mesi. Credo che questo sia un aspetto estremamente importante. Fare cose utili, partecipare alla vita di un'organizzazione, stare e costruire relazioni, abituarsi a lavorare in gruppo, a gestire un progetto, ad accompagnare la gestione di un progetto. E soprattutto, la cosa direi interessante, non abbiamo avuto nessuna difficoltà a gestire le criticità dell'ultimo anno e mezzo dovuto al lockdown, nel senso che questo tipo di professione, lavorare nella G-Science, ci permette di lavorare sia in presenza che a distanza. Se non possiamo andare su campo a fare un rilievo, possiamo avere un'immagine satellitare da analizzare, oppure tonnellate, diciamo così, di dati che vanno rivisti e rianalizzati. Credo che questo sia l'aspetto profondamente importante. Lo stage poi, oltre a produrre conoscenza personale per la persona, relazioni nuove, contatti sia in questo caso con Regione Veneto, ma anche tutte le persone che attorno a Regione Veneto girano, quindi altre aziende, ci sono corsisti che durante lo stage a Regione Veneto hanno conosciuto delle realtà e adesso stanno lavorando con un'azienda con cui Regione Veneto collaborava. Quindi devo sempre dire che questo master ha permesso a tutti i corsisti che l'hanno svolto, sono circa 200 in questi 6 anni, di lavorare tutti. Ecco, noi siamo alla 6ª edizione di questo master, stiamo progettando la 7ª che partirà a luglio 2021 e quindi l'opportunità dello stage è un'opportunità di entrata nel mondo del lavoro, soprattutto per i giovani, di un lavoro importante perché gli obiettivi 2030 non ci dicono solo lavorare, ma avere un lavoro degno, che sono due cose un po' diverse, perché lavoro alle volte ce n'è, ma non è degno. Ecco, quindi il fatto che la conoscenza, la competenza G-Science ci possa far fare un lavoro degno. Chiudo poi dicendo che questi stage, oltre all'apprendimento, spesso hanno prodotto articoli scientifici, partecipazione a conferenze, eccetera. Quindi, insomma, una ricerca applicata che serve all'organizzazione, che serve alla persona che la fa, perché diventa attore all'interno di queste tematiche innovative. Ecco, io, sapete, sono un professore universitario, quindi sono pericoloso, potrei parlare 45 minuti senza stop, quindi cerco di darmi un'autoregolazione e quindi do la parola adesso al primo intervento di oggi di Guglielmo Pristeri, che presenterà un lavoro svolto, direi, nella prima edizione del Master, quindi nel periodo 2015-2016, e il primo stage che abbiamo attivato con Regione Veneto e che riguarda proprio la verifica della qualità dei dati leader. Poi questo lavoro è stato presentato anche a una conferenza a SITA, eccetera. Per cui, insomma, a te Guglielmo, puoi iniziare e quindi buon ascolto e buona partecipazione a tutte e a tutti per essere qui oggi. Vai Guglielmo. Buongiorno. Bene, se mi sentite, allora io comincio subito condividendo lo schermo con la mia presentazione, spero che sia tutto a posto. Allora, salve ancora a tutte e tutti, io sono appunto Guglielmo Pristeri, in questo momento sono assegnista di ricerca al Politecnico di Milano, dove mi occupo tra le altre cose di elaborazione e analisi di dati spaziali a supporto della pianificazione territoriale e paesaggistica. Ma in realtà in questo intervento illustro un lavoro di ricerca appunto fatto, come diceva poco fa il professor De Marchi, quando ero studente del master, della sua prima edizione effettivamente, quindi
nell'anno 2016 e durante lo stage che ho seguito nell'ambito appunto del lavoro di cartografia svolto dalla Regione del Veneto, quindi supportato dal dottor Trivelloni e dei suoi colleghi. Il lavoro che io ho fatto appunto di ricerca si colloca nell'ambito dell'ampio lavoro che la Regione da anni, la Regione Veneto ormai da anni svolge nell'elaborazione, nel collaudo, nella validazione e nella distribuzione di dati derivati da rilievi LIDAR. Ora andiamo a vedere esattamente di cosa si tratta e che tipo di lavoro poi io ho svolto all'interno di questo campo di ricerca. Sì, questo è un breve indice per la presentazione delle tematiche. Sostanzialmente partiamo subito con i principi concettuali dei rilievi LIDAR su cui noi abbiamo lavorato. Sostanzialmente si tratta di un tipo di rilievo molto adatto, tra le altre cose, per produrre modelli del terreno e quindi per il rilevamento delle altitudini, delle elevazioni, ed è una metodologia di rilievo basata su un impulso laser che viene inviato verso la superficie da rilevare e rispetto a cui si riceve una risposta. Questo tipo di rilievo è particolarmente adatto a delle mappature, delle cartografie su ampia scala territoriale e in questo caso molto spesso il supporto, le tecnologie di supporto al rilievo LIDAR consistono sostanzialmente in aerei, elicotteri o da poco tempo, da alcuni anni, si è molto sviluppato anche il campo di applicazione del rilievo con droni che tra le altre cose possono appunto trasportare diversi dispositivi di rilievo, tra cui anche dei piccoli LIDAR e che quindi rendono in qualche modo più semplice e più fruibile questa tecnologia per un numero più vasto di persone. Nella sua versione più diffusa, questo tipo di rilievo si basa essenzialmente sul tempo di risposta rispetto all'impulso inviato, da cui viene fatta derivare la distanza del punto da rappresentare, da geolocalizzare. Dopo la fase di rilievo vera e propria sul campo, il dato grezzo subisce una serie di elaborazioni che lo fanno passare, lo trasformano da una nuvola di punti, che è il dato immediato, che è il risultato del rilievo, a quello che noi chiamiamo un DEM, quindi un Digital Elevation Model, un modello digitale di elevazione. Tutto questo appunto prevede una serie di passaggi che sono la trasformazione della nuvola di punti in un dato essenzialmente raster, quindi un file fruibile in ambiente GIS con una griglia di punti, ognuno dei quali rappresenta una quota. Questa quota nel caso di quel particolare tipo di DEM che è il DSM, quindi il modello digitale di superfici, rappresenta la superficie così come effettivamente è stata rilevata, comprensiva quindi di vegetazione ed edifici, mentre invece nel caso del DTM, quindi il modello digitale del terreno, si tratta appunto di un dato che rappresenta le quote della sola superficie, come dire, di base, quindi escludendo sia edifici sia vegetazione. Rispetto a questo tipo di elaborazione di dati, di produzione di dati, il Veneto negli anni ha svolto delle ricerche, ha applicato appunto in moltissimi ambiti territoriali questo tipo di rilievi. Questi sono dati che si riferiscono in realtà a quando io ho svolto la ricerca di cui vi sto parlando, quindi all'anno 2016, e c'è una copertura territoriale pari a circa l'80% del territorio, che immagino negli ultimi anni sia anche aumentata. Qui si vede anche quali sono i vari enti appunto che hanno partecipato insieme alla Regione del Veneto all'elaborazione dei rilievi LIDAR. In particolare, vi sto per illustrare un lavoro di ricerca e di supporto al collaudo
del rilievo LIDAR che si è svolto nell'area che vedete qui inquadrata, quindi una porzione del Cadore, in particolare della Valle del Boite, in prossimità, diciamo, all'incirca all'altezza di San Vito di Cadore. E ora andremo a vedere tra poco perché abbiamo, diciamo, è stata rilevata quest'area e che tipo di operazioni abbiamo fatto. Intanto, appunto, questa è un'area che storicamente è molto soggetta a frane e a movimenti del terreno e quindi un tipo di rilievo come quello LIDAR, che è molto sensibile appunto al rilevare le variazioni dell'altitudine, può aiutare a capire quali sono stati i vari movimenti del terreno e anche a prevenire eventuali poi fenomeni futuri di smottamento di dissesto. In questo caso, sostanzialmente il lavoro che è stato fatto è stato un lavoro di confronto tra due DTM derivati da due diversi rilievi, un rilievo del 2010, che è quello che vedete qui in azzurro, diciamo, operato ad opera del Ministero dell'Ambiente, che aveva però una diciamo, risoluzione, quindi una come dire, scala di rappresentazione di 1,5 punti per metro quadro, giusto? E questo è stato messo a confronto, ora vedremo poi cosa significano questi numeri che vi sto dando, è stato messo a confronto con un rilievo svolto successivamente nel 2015 dalla Regione Veneto, con una risoluzione di 10 punti al metro quadro. Questo cosa vuol dire? Che un maggior numero di punti al metro quadro vuol dire una maggiore, diciamo, accuratezza, un maggiore livello di dettaglio nella rappresentazione dei fenomeni. E in questo modo chiaramente il rilievo della regione eseguito dalla Regione del Veneto, in teoria dovesse essere un rilievo più preciso e capace di leggere appunto con una scala più dettagliata i fenomeni in atto. Il problema dei rilievi è che in generale appunto vanno collaudati. Questo cosa vuol dire? Che una volta appunto rilevati i dati grezzi bisogna metterli, bisogna capire se effettivamente la posizione, la collocazione geografica dei punti che sono stati rilevati è corretta. Questo normalmente viene fatto attraverso diciamo una campionatura di rilievi GNSS, quindi rilievi svolti a terra attraverso tecnologie satellitari, di cui si rileva l'esatta posizione rispetto a un sistema di riferimento, e questa posizione dei punti così dei punti a terra appunto così rilevati viene messa a confronto con la posizione che ne deriva nello stesso sistema di riferimento dal rilievo LIDAR. In questo modo si vede se gli scarti appunto nei vari punti campione rientrano nella tolleranza e quindi il rilievo è da considerare accettabile dal punto di vista dell'accuratezza spaziale. Questo è stato fatto nel caso del collaudo del rilievo 2015. Il mio intervento successivamente si è svolto diciamo, a supporto di questo collaudo, in qualche modo con una metodologia di collaudo supplementare che è stata elaborata poi in ambito GIS. Essenzialmente, rispetto appunto al collaudo svolto sulla base dei punti a terra, sono stati messi a confronto su quest'area di studio, e quella che vedete che è appunto centrata su San Vito di Cadore, e questo è il rilievo del 2015 che vedete proiettato su quest'area, sono stati messi a confronto il rilievo del 2010 con il rilievo del 2015. Questo perché una metodologia anche di elaborazione statistica su due dataset completi relativi a una singola area territoriale ci poteva dare molte più informazioni, intanto rispetto alla procedura stessa in ambito GIS, in particolare noi abbiamo lavorato su QGIS, che è un software libero e quindi diciamo, utilizzabile da parte da. Con semplicità e senza dispendio da parte delle pubbliche amministrazioni, per esempio. Dopodiché noi potevamo avere delle informazioni molto più precise rispetto a quelle del rilievo semplicemente basato su pochi punti campione a terra, su diciamo delle tematiche come l'accuratezza del rilievo sui vari tipi di copertura del suolo e sui vari tipi di pendenza, che è spesso una criticità di questo tipo di rilievi. Questi sono i passaggi che sono stati seguiti per poter mettere a confronto tra loro i DTM nello stesso sistema di riferimento, e questo è il risultato del confronto. Essenzialmente il risultato ci mostra Guglielmo, che sì, hai 2 minuti ancora. il risultato ci mostra che sostanzialmente diciamo, la validazione anche svolta in ambito GIS è possibile considerarla valida perché
tra gli scarti, quindi la differenza tra di quote rilevate tra l'ITM del 2010 e quello del 2015, si situa su un intervallo molto ristretto, in particolare più dell'87% dei punti rilevati hanno nei due rilievi hanno una differenza inferiore a 1 metro. Come vedete qui, i dati da considerare sono essenzialmente, gli indicatori sono la media e la deviazione standard, che sono entrambe in questo caso abbastanza basse, e quindi in questo caso possiamo dire che la metodologia di validazione svolta sul confronto tra i due rilievi in GIS è possibile considerarla valida. Questa è un'altra rappresentazione del dato statistico di cui abbiamo appunto appena parlato. Molto brevemente, perché appunto vado a concludere sinteticamente, le ulteriori elaborazioni che sono state fatte ci dimostrano che c'è una buona risposta del rilievo su diversi tipi di copertura del suolo, tra cui per esempio le aree boschive, le strade, i prati, mentre invece a livello di pendenza abbiamo scomposto, diciamo, il confronto sulle classi di pendenze, si è visto che a partire da una pendenza del terreno di circa 60 gradi il rilievo comincia a considerarsi poco affidabile, per cui aumentano diciamo, la deviazione standard e la media delle differenze tra i due rilievi messi a confronto. Concludo dicendo che questo poi era un'ulteriore elaborazione svolta sulla CTR, che non aveva dato dei buoni risultati, quindi è meno affidabile il confronto tra un DPM da LIDAR e una CTR derivata da altri tipi di elaborazioni. Tra le altre cose, poi, una volta che, diciamo, il modello è stato validato, è possibile svolgere anche degli studi, per esempio, sui movimenti del terreno, quindi in questo caso, per esempio, le aree di scivolamento e le aree di accumulo, e tra le altre cose, usando la CTR essenzialmente come base, diciamo, di rappresentazione, una cosa molto interessante è che con le opportune elaborazioni del DTM, trasformandolo in un DSM che rappresenta anche gli edifici, è possibile andare a vedere quali sono state le variazioni, per esempio, nell'edificato tra il momento in cui noi abbiamo una cartografia aggiornata come una CTR e il momento in cui invece abbiamo svolto il nuovo LIDAR successivo. Concludo, in realtà, appunto, ho presentato in maniera molto sintetica questi lavori, in realtà abbastanza approfonditi, che abbiamo fatto, che ci hanno permesso alla fine di dimostrare che questo tipo di validazione, avendo due dataset completi a confronto, è possibile svolgerlo in un GIS come appunto QGIS, e sulla base di questo confronto, quando effettivamente la validazione è stata effettuata, sono possibili diverse elaborazioni anche tematiche sulla base dei dati così ottenuti. Grazie mille per l'attenzione, concluso. Grazie Guglielmo per il contributo. Credo che abbiamo avuto un primo assaggio di queste relazioni tra ricerca applicata e utilizzabilità. Utilizzabilità in primis interna alla pubblica amministrazione, ma non solo, quindi non solo Regione Veneto, ma anche i comuni poi interessati, e anche un'applicabilità in molti altri campi. Lascio la parola adesso a Giacomo Turini. Grazie Guglielmo, scusami se ti ho interrotto, ma sto cercando di mantenere per tutti una tempistica che dopo poi eventualmente tutti possono eventualmente intervenire con qualche chiarimento durante la domanda. Quindi non abbiatevene relatori se a un certo punto vi dirò che mancano 2 minuti. Grazie. A te Giacomo. Massimo, buongiorno a tutti. Il progetto Toponomastica di cui vi parlo vede coinvolte la regione del Veneto, scusate, e l'Istituto Geografico Militare, e ha lo scopo di integrare i rispettivi archivi toponomastici. Si sviluppa in 3 fasi, dove in un primo momento vi è il recupero, la verifica e l'armonizzazione delle due banche dati, a cui seguirà l'invio e la condivisione della banca dati prodotta ai comuni per finire poi con la definizione dell'archivio integrato della toponomastica. Le principali fonti informative che abbiamo utilizzato sono la banca dati toponomastica dell'IGM, che è composto di fatto da una serie di fogli Excel per un totale di circa 50.000 record, e dalla banca dati della CTR numerica, appunto della regione del Veneto, che altro non è che lo shapefile di tutte le scritte cartografiche. Questo però è composto da circa 1,5 milioni di record, e questo ci porta al primo problema che abbiamo individuato, ovvero abbiamo molti record
di cui solo pochi sono di effettivo interesse ai fini del progetto. Quindi come primo obiettivo ci siamo posti quello di individuare una procedura che ci permettesse in maniera, diciamo, semiautomatica di estrarre solo quella parte di dati che fossero di effettivo interesse ai fini del progetto. Analizzando poi meglio i dati ci siamo accorti anche di un altro problema molto importante, che era quello della frammentazione dei singoli toponimi in più record, o di singole parole o addirittura di singole lettere. A questo punto il secondo obiettivo che ci siamo posti è stato quello di verificare se il dato prodotto dalla procedura semiautomatica fosse a questo punto gestibile da parte di un operatore per un'ulteriore pulizia manuale. Questo è stato il flusso di lavoro che abbiamo seguito, ovvero siamo partiti dalle due banche dati, quella della regionale, CTR, e l'IGM. La banca dati regionale abbiamo prima sottoposta a una procedura di pulizia semiautomatica che abbiamo individuato noi, a cui è seguita una pulizia manuale, il cui risultato è stato poi confrontato ed integrato con la banca dati dell'IGM. Il risultato di questo confronto è stato poi inoltrato ai comuni per produrre quella che abbiamo definito essere la banca dati integrata finale. E il grosso del mio lavoro si è concentrato nell'individuare una procedura di pulizia semiautomatica, ma poi per un campione di 12 comuni tra Padova e Vicenza ho anche voluto verificare se il risultato di questa pulizia semiautomatica fosse effettivamente gestibile per una pulizia manuale e poi per il confronto e integrazione col dato IGM. Questo è uno stralcio della tabella della CTR. La tabella si compone di 17 campi, ma solo 3, LIF, code, label ed angle, sono effettivamente stati utilizzati nella procedura semiautomatica di pulizia. Cominciamo dal LIF code. LIF code non è altro che un codice numerico composto da 4 cifre, dove le prime due indicano una macro categoria di appartenenza di quel record, mentre le ultime due sono riferite a una sottocategoria. Qua ho riportato un esempio, l'IF code 0108, 01 è la macro categoria dei fabbricati ed insediamenti, 08 identifica edifici semidiroccati, ruderi, eccetera. Grazie a questa informazione abbiamo potuto estrarre solo quelle macro categorie che erano di effettivo interesse ai fini del progetto, nella fattispecie idrografia e toponomastica. Di fatto questo si è tradotto nell'eliminazione dell'86% della banca dati CTR originale, portando questa a poco meno di 215.000 record. A questo punto, secondo campo, label, altro non è che il testo associato al record. E grazie a questa informazione abbiamo potuto eliminare 10.000 toponimi completamente racchiusi in un solo record e che non erano di interesse ai fini del progetto. A questo punto però è sorto un nuovo problema, ovvero tra le macro categorie LIF code che avevamo estratto, che avevamo salvato, ci sono delle sottocategorie che nella loro definizione contengono elementi di viabilità, ma non solo, e viabilità che non è di interesse ai fini toponomastici e quindi va eliminata, ma allo stesso tempo non è possibile, non è pensabile eliminare tutta la sottocategoria, perché quella stessa categoria che contiene la viabilità contiene anche altri elementi che invece sono di interesse ai fini del progetto. Quindi a fronte di questo problema abbiamo pensato di utilizzare un grafo della viabilità con eventualmente un buffer tramite cui rimuovere tutti i record intercettati. Questa operazione però poteva essere molto pericolosa, in quanto questo grafo poteva anche intercettare record delle scritte che invece non erano inerente a viabilità, ma invece erano di interesse ai fini del progetto. Quindi abbiamo pensato di dividere i 205.000 record della banca dati in due file. In un file abbiamo messo tutte quelle sottocategorie di LIF code che potessero contenere viabilità.
Nell'altro file invece abbiamo messo tutti, tutte le altre sottocategorie. A questo punto interviene il terzo campo della tabella di cui vi parlavo, campo angle, che altro non è che l'angolo con cui i testi sono scritti sulla CTR. Questo è uno stralcio della CTR, e vi segnalo come le scritte della viabilità siano scritte seguendo l'angolo dell'elemento a cui si riferiscono, per esempio questa via Grillo. Mentre tutti gli altri testi, ovvero quelli che sarebbero i toponimi delle località, sono scritti in orizzontale. Con questa informazione abbiamo potuto prendere dal file della viabilità tutti quei testi scritti in orizzontale e di fatto li abbiamo spostati, taglia e incolla, nell'altro file, quello che possiamo chiamare della toponomastica. E dalla base map che vi ho messo sotto il grafico, si vede come a questo punto tutti i puntini neri, che sono i puntini del file della viabilità, fittino particolarmente bene su quello che è il grafo della viabilità di questa base map. A questo punto abbiamo utilizzato un grafo della viabilità, tra quelli disponibili abbiamo scelto quello della carta di uso del suolo, gli abbiamo applicato un buffer di 10 metri, perché abbiamo visto che era il valore ottimale, e abbiamo di fatto estratto dal solo file della viabilità tutti quei record intercettati. Di fatto abbiamo portato questo file a circa 35.000 elementi. Giacomo, hai 2 minuti. Grazie. Quindi, abbiamo detto che siamo partiti da circa 1,5 milioni di punti. La procedura, il primo step di eliminazione tramite estrazione delle macro categorie ha di fatto eliminato 1,3 milioni di punti. Grazie al grafo e all'altro campo, ovvero label della tabella, abbiamo eliminato altri 40.000 punti. Quindi il risultato della procedura semiautomatica è stata la produzione di 2 file, uno contenente 140.000 punti in buona parte di interesse toponomastico e un altro file di 35.000 punti di probabile non interesse toponomastico. Abbiamo comunque ottenuto entrambi i file e li abbiamo riuniti in un'unica banca dati da circa 175.000 record e questo è stato il risultato della nostra pulizia semiautomatica, questa per l'intera regione. A questo punto, velocemente, la pulizia manuale. Questi sono i 12 comuni su cui ho sperimentato appunto questa pulizia manuale. Nel caso del comune di Torre di Quartesolo, Quartesolo, che lo pronuncio sempre male, scusatevi, il dato iniziale CTR era composto da più di 2.000 record, la pulizia semiautomatica l'ha portato a 135 record, mentre la pulizia manuale da parte di un operatore ha di fatto dimezzato la banca dati. Confronto con CTR, con IGM, le regole le saltiamo e faccio solo vedere come da una banca dati complessiva di più di 40.500 record tra CTR e IGM originali, la pulizia semiautomatica, la pulizia manuale e l'integrazione delle banche dati ha portato un dataset finale poco inferiore a 1.500 record. Quindi il primo problema che ci eravamo posti era quello di, che avevamo individuato, era quello di avere molti record di cui pochi di effettivo interesse. E quello che abbiamo ottenuto è stata una procedura che in maniera semiautomatica ci ha permesso di eliminare l'89% del dato originale, passando di fatto da 1,5 milioni di punti a poco più di 175.000 record. Secondo problema individuato era la frammentazione nei singoli toponimi in più record. Volevamo vedere se il dato prodotto in maniera semiautomatica fosse gestibile da parte di un operatore per un'ulteriore pulizia manuale e quello che abbiamo verificato è che solo più il 4% della banca dati originale CTR è stato eliminato dall'intervento diretto di un operatore. A questo punto le fasi conclusive del progetto prevedono la condivisione della banca dati prodotta con i comuni a cui viene chiesto di verificare ed eventualmente
integrarla per arrivare quindi a quello che sarà l'archivio integrato della toponomastica. Come sviluppi successivi del progetto si possono prevedere sia il recupero di toponimi storici, per esempio gli archivi di Stato, sia la realizzazione, grazie alla nuova IDT regionale, di un WebGIS della toponomastica che, in ottica di GIS partecipativo, possa permettere a chiunque di partecipare a questa raccolta di dati. Ho concluso, grazie dell'attenzione. Grazie Giacomo, altro lavoro molto interessante e di applicabilità immediata. Chi lavora nel settore penso abbia chiara la problematica e magari per chi non lavora e non conosceva ha messo a fuoco che c'è anche questo tema dei toponimi che diventa fondamentale nella gestione del dato geografico. Lascio la parola adesso ad Alberto Grava e un altro contributo sempre durante lo stage con Regione Veneto. A te Alberto per la tua presentazione. Grazie professore, buongiorno a tutti, proviamo a condividere la presentazione. Ok. Un attimo, eccoci, nascondi. Bene, allora iniziamo. Il titolo del lavoro è Dalla carta allo schermo, l'evoluzione della base cartografica per la pianificazione territoriale e, come mi ha sottolineato il professore quando abbiamo discusso la tesi di master, è un po' fuorviante perché era partito da un'idea un po' diversa. In realtà il lavoro si è concentrato molto su diciamo aggregare tutto quel grande volume di dati di base cartografica, appunto, che la Regione Veneto ha disponibile. E il problema del quale volume di dati è la disomogeneità, nel senso che la storia è partita nel 76 con la legge regionale 28, in cui la Regione si impegnava a produrre la carta tecnica regionale in formato cartaceo, in sostanza. È diventata digitale praticamente nel 92, quando la CTR è diventata numerica, e poi dal 2010 siamo passati ai database geotopografici con il decreto ministeriale numero 10, del 10 novembre 2011. Quindi sono presenti, questo comporta che sono presenti varie basi cartografiche. In primis la CTR, come abbiamo anche visto parzialmente nella presentazione precedente, che ha la sua divisione in livelli che contengono poi delle sottocategorie con le varie informazioni. Il lavoro che ho portato avanti si è poi concentrato principalmente sul livello dei fabbricati, che qui vediamo un po' esploso, nel senso che oltre al livello principale sono indicati le sottocategorie. Il livello fabbricati nei nuovi geodatabase, diciamo, è un po' più complicato, nel senso che l'articolazione delle categorie, della struttura del dato, è molto più frammentata e molto più complicata. Questo perché? Perché i database geotopografici seguono una logica, diciamo, più informatica rispetto a quella che era la logica della CTRN. Basti pensare che un database geotopografico, secondo le specifiche del decreto ministeriale, contiene 152 classi, delle quali 81 sono obbligatorie per la redazione di un geodatabase. Il lavoro ha mirato alla fusione di tutti questi dati che negli anni si sono stati prodotti dalla Regione Veneto in un'unica banca dati. È stato diviso in due parti, la prima ha riguardato i database geotopografici, sono presenti 17 lotti, se non sbaglio, all'epoca di quando ho svolto il lavoro erano 17, adesso sono diventati 19 perché sono stati aggiunti i database del comune di Schio e quello del comune di Treviso, e la copertura era più o meno del 69%, aggiornata dovrebbe essere del 70% del territorio
regionale, mentre la CTR, che vediamo sotto, copre l'interezza, l'intero territorio comunale. Ci sono in cantiere altri due progetti di lotti, uno è un aggiornamento di un lotto esistente, il lotto ETRA, e in previsione delle Olimpiadi il nuovo lotto Cortina e Comuni Limitrofi. Il lavoro quindi ha dovuto in primis aggregare tutti i dati dei fabbricati derivanti dai database geotopografici. E questo non è stato per nulla facile perché negli anni si sono seguite varie specifiche di redazione dei database e quindi non tutti i dati contenuti nel geodatabase erano omogenei. E basti vedere, ad esempio, questa è una tabella di mappatura dei campi del livello fabbricati e nel database si chiama EDIFIC, e del livello edifici minori, che è EDIMIN, nei database. Quindi in primis i 17 lotti sono stati analizzati uno per uno per vedere la struttura dati e provare a ricondurre a una mappatura comune. Il tutto è stato fatto attraverso l'uso di script da riga di comando per la conversione dei formati dati e della loro struttura, script GDAL, in particolare OGR, OGR, perché dovevamo lavorare all'interno del server della regione, quindi serviva una procedura automatica. Il secondo passaggio è stato recuperare il layer fabric di tutte le CTR del Veneto e fonderlo in modo da creare un livello unico. E qui le difficoltà sono state date principalmente dalla dimensione del dato, perché purtroppo viene distribuita in shapefile. Lo shapefile non è un formato facilmente gestibile quando diventa di dimensioni importanti, e quindi anche qui le operazioni non sono state proprio agevoli. La cosa molto interessante è stata quella che è sorta da una domanda che io mi faccio molto spesso quando lavoro facendo pianificatore territoriale. La Regione Veneto, con la legge 11 del 2004, richiede l'aggiornamento cartografico e la produzione di un quadro conoscitivo da allegare ai piani di assetto del territorio. E tutti quei dati vengono consegnati e poi finivano, diciamo, in un armadio, per così dire, comunque in un archivio. Questo lavoro ha cercato di portare indietro, cioè riportare fuori alcuni di almeno il dato dell'aggiornamento cartografico per quanto riguarda gli edifici derivante dal lavoro di pianificazione territoriale dei singoli comuni. E infatti per tutti i comuni che avevano un PAT o un PI approvato è stato fatto un lavoro di recupero del livello fabbricati e questo lavoro è stato integrato per quei comuni che ad oggi hanno tuttora una base cartografica solo CTR, dove quindi non sono presenti i database, perché il database è comunque più aggiornato più del 90% dei casi del PAT approvato. Quindi la prima fase del lavoro è stato fondere i database, la seconda fondere tutta la CTR del Veneto, la terza fase integrarla con i dati degli aggiornamenti cartografici derivanti dagli atti di pianificazione territoriale dei comuni, e l'ultimo passaggio è stato fondere tutto in un unico livello. Qual è il problema? Il principale riscontrato è che ovviamente le strutture dati sono diverse e quindi sono state create delle tabelle di conversione per ricondurre tutto alla specifica dei database, dei geodatabase aggiornati, recenti. L'ultimo passaggio è stato quello di portare questa specifica alla nuova specifica di sintesi, che è una proposta a livello nazionale, semplificando un po' la classificazione del livello fabbricati nei nuovi geodatabase. Quindi da una specifica che prevedeva un sacco di categorie e quindi molti elementi e di difficile lettura anche all'utente
comune, si è passati a una specifica un po' più agile, in cui le categorie erano molte meno. Questa è la struttura del dato della specifica di sintesi, in cui i dati sono ridotti al minimo. Non sono dati 3D, il 3D è stato volutamente tenuto fuori, quindi non c'è l'altezza degli edifici, perché è facilmente recuperabile attraverso l'uso di un DSM. Quali sono stati i problemi riscontrati lungo questo lavoro? A parte la mole dei dati da gestire, che comunque non era facile da gestire, il problema è stato la disorganizzazione un po' dei dati che venivano archiviati con i quadri conoscitivi della Regione Veneto, perché spesso il dato era ripetuto, quindi sono state fatte varie verifiche per pulire il dato finale. E in secondo luogo alcuni errori a cui non si può in nessun modo, salvo non metterci a mano, tra virgolette, è stato quello degli errori trovati all'interno della compilazione del quadro conoscitivo. Ad esempio, il caso più estremo è stato la modifica del nome campo della CTR, quindi Fabric magari era scritto, invece che essere scritto in maiuscolo come da specifica, era scritto in minuscolo, oppure c'era un underscore, e quindi tutte le operazioni automatiche che venivano lanciate per recuperare il livello Fabric andavano a vuoto. Alberto, in totale, il nuovo... Perfetto, quasi concluso. Il totale degli edifici nel livello EDI della nuova specifica di sintesi è più di 2 milioni e mezzo e contengono principalmente edifici, diciamo... propriamente detti, più alcuni edifici minori che sono stati recuperati dalle varie categorie dei Geo Database. Qual è l'utilità di questo dato? So che questo dato è già stato trasmesso ad esempio alla Protezione Civile per quanto riguarda lo studio delle condizioni limite d'emergenza e l'analisi degli aggregati strutturali a livello sicuramente veneto. È un dato utile a livello di monitoraggio perché implementabile abbastanza agevolmente. Ogni volta che un piano di assetto del territorio aggiorna una porzione del territorio, non si fa altro che fare un'estrazione degli edifici di quel comune, si fa la conversione alla specifica di sintesi e si può integrare cancellando gli edifici che c'erano precedentemente nel database. Questo è un primo esempio, come abbiamo detto, di riuso dei dati prodotti dalla pianificazione territoriale. Potrebbe essere anche diciamo, una buona pratica da mettere in piedi per altri livelli di dati consegnati con gli atti di pianificazione territoriale. Con questo ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione, buon proseguimento. Grazie Alberto. Allora, con queste prime tre presentazioni abbiamo affrontato la tematica della gestione, manutenzione, integrazione, aggiornamento del dato, verifica, che è il pilastro fondamentale del lavoro anche dell'ente pubblico, in questo caso Regione Veneto, per avere dei riferimenti fondamentali per poi lavorare e avere delle applicazioni. Teniamo conto poi che tutti questi sono dati open, aperti, condivisi, questo è un aspetto importantissimo di quanto questo lavoro sulla qualità del dato sia fondamentale non solo per la pubblica amministrazione ma per gli aspetti sociali e economici complessivi in primis di Regione Veneto e poi andiamo oltre. Adesso passiamo invece a tre presentazioni che entrano nel merito di alcune questioni applicative. Allora inizia Carlo Masetto affrontando il tema della tempesta Vaia con una multicriteriale. A te Carlo, puoi partire. Abbiate tutti pazienza, relatori, vi disturberò sui 2 minuti in modo tale che possiamo stare nei tempi. Certo, buongiorno a tutti, un attimo condividiamo lo schermo. Ok, vedete? Sì, bene, puoi condividere. Perfetto.
Un giorno a tutti, sono Carlo Masetto, ho frequentato il master nell'anno accademico 2018-2019, attualmente lavoro come istruttore tecnico presso Comune di Padova, settore mobilità, e il titolo del lavoro che presento quest'oggi è Approccio multicriterio per la valutazione degli effetti della tempesta Vaia. Come purtroppo è noto, nel corso dell'ottobre 2018 sulla regione, in particolare il territorio montano Veneto, è stato interessato da un evento di straordinaria intensità eccezionale che ha determinato precipitazioni molto abbondanti per più giorni e abbinati a venti di intensità che raramente si erano rilevati sulla montagna veneta, causando esondazioni, smottamenti localizzati, danni a infrastrutture, opere antropiche. E con questo lavoro si è cercato di fin da subito di trovare una procedura di lavoro basata sull'analisi multicriterio in ambiente GIS, finalizzata a evidenziare gli effetti della tempesta sulla base di specifici criteri di valutazione. L'obiettivo del lavoro svolto presso la regione è stato quello di definire uno strumento di supporto nella definizione delle priorità di intervento post-emergenza, applicabile anche facilmente applicabile e mutuabile ad altri contesti montani e altri eventi simili. Il tutto inquadrato nel contesto della definizione di strumenti operativi volti a perseguire, mediante l'uso di dati geografici, gli scopi, i target dei Sustainable Development Goals previsti dall'Agenda 2030 e in particolare con riferimento agli obiettivi 11 e 13, città e comunità sostenibili e lotta contro il cambiamento climatico. Una breve analisi sull'analisi multicriterio senza la pretesa di sviscerare gli aspetti tecnici visto il tempo comunque limitato. Le analisi multicriterio per scopo decisionale sono un metodo ampiamente utilizzato nella letteratura tecnico-scientifica per analizzare informazioni complesse di natura eterogenea. Il valore aggiunto del metodo accoppiato con un sistema, con elaborazioni in ambiente GIS, consente di aumentare notevolmente gli approcci di valutazione e modellazione dei fenomeni territoriali caratterizzati da una dimensione spaziale. Nel caso specifico si è trattato di valutare ex post un evento che ha avuto un enorme impatto sul territorio e in particolare si è cercato di definire per il territorio in esame un indice di suscettibilità e vulnerabilità con riferimento soprattutto alle opere antropiche, quindi edifici, infrastrutture, strade e anche tenendo in considerazione il ridicolo idrografico. È tutto posto in relazione alla stabilità del versante e la possibile movimentazione della biomassa vegetale presente sul terreno a seguito degli scatti. Bisogna tenere presente che quando è stata fatta questa analisi c'era ancora una scarsità di dati disponibili e, per fare questo tipo di analisi e innanzitutto un lavoro immane di sistemazione di costruzione che ancora insomma non è del tutto concluso. L'output finale è rappresentato da una carta di suscettibilità e vulnerabilità in formato raster, in cui si individuano le aree più vulnerabili del territorio. Il territorio analizzato è situato nel cuore delle Dolomiti Bellunesi. Come base cartografica si è presa quella relativa al bacino idrografico dell'Alto Cordevole
e facenti di questo territorio fanno parte i comuni di Rappapitore, Livigna Lombo del Col di Lana, Selva di Cadore, Colle Santa Lucia e Allede. L'estensione totale è di circa 230 km quadrati. In seguito ho riportato uno schema di flusso del processo metodologico utilizzato, piuttosto complesso nell'insieme, quindi andrò abbastanza veloce. Sostanzialmente, prima di tutto, si sono individuati i criteri per l'analisi multicriterio. Dopo si è proceduto a individuare le aree di schianto tramite acquisizione di dati satellitari Sentinel-2. I parametri morfologici sono stati estratti, sono stati derivati dal modello digitale del terreno, acquisito tramite rilievi LIDAR. Si è proceduto poi all'attribuzione dei pesi, la creazione della matrice e la validazione e normalizzazione della matrice. Nelle slide seguenti spiegherò un po' meglio questo aspetto. Sono stati suddivisi i singoli criteri in classi, in base a stabilendo un ordine di priorità di importanza rispetto al parametro finale da valutare, che è la suscettibilità e la vulnerabilità. E infine si è pervenuti, tramite sempre strumenti GIS, alla creazione di una carta di suscettibilità. La metodologia di analisi multicriterio utilizzata è l'Analytic Hierarchic Process, un metodo ampiamente utilizzato in lavori simili, soprattutto nella valutazione delle suscettibilità. Ci sono vari esempi in letteratura per quanto riguarda, ad esempio, il rischio alluvione, il rischio frana. È un metodo ovviamente collaudato, ideato da Thomas Ricardo nel 1980, ripreso successivamente dallo stesso autore e da altri. Sostanzialmente il metodo prevede una preliminare fase di individuazione dei criteri, quelli che abbiamo sinteticamente visto nella slide precedente, e una successiva fase di attribuzione dei pesi individuati dal confronto e coppia relativo fra i singoli criteri definiti. Sostanzialmente si verifica ogni criterio con gli altri e si attribuisce un valore di importanza relativa fra ciascun criterio. Il risultato è una matrice, si ottiene una matrice di ordine n dalla quale determinare il vettore dei pesi per ogni singolo criterio. Questa è la matrice che si è ottenuta dall'analisi dei criteri. La particolarità evidenziata in giallo è che la parte la matrice triangolare inferiore risulta essere la reciproca della triangolare superiore. Adesso non andiamo a approfondire l'aspetto matematico della questione, ma sostanzialmente da questa matrice attraverso operazioni di normalizzazione si ricava il vettore dei pesi e l'autovettore della matrice, che servirà poi per l'analisi e la definizione della carta finale. Naturalmente previa consistenza della matrice, in quanto il metodo prevede che venga fatta una verifica per la corretta attribuzione dei pesi tramite valori tabellati in letteratura. Il modello digitale. Gli ultimi due minuti. Ok. Si è poi proceduto appunto ad acquisire il dato LIDAR e soprattutto a ricavare le aree di schianto tramite l'analisi di immagini satellitari, sfruttando il cambiamento della risposta spettrale della vegetazione danneggiata nella banda dell'infrarosso vicino. Questo è il risultato della classificazione. È stata effettuata una classificazione supervisionata utilizzando l'algoritmo della massima verosimiglianza.
alcuni dati statistici della classificazione, in cui si è evidenziato che gli schianti sono venuti principalmente in una quota di media montagna compresa fra i 1200 e i 1700 metri circa. È interessato principalmente un bosco di conifere, che si è rivelata quindi in una prima analisi essere tipologia di pianta di vegetazione più soggetta a più sensibile a questo, soprattutto ai venti che hanno soffiato durante i giorni della tempesta. Sono stati riclassificati quindi tutti i layer precedentemente esaminati, assegnando punteggi gradualmente crescenti da 1 a 5 in ordine alla loro importanza ai fini della suscettibilità alla vulnerabilità. Ed è stato utilizzato il tool Raster Calculator alla fine per ottenere l'output finale utilizzando i pesi determinati prima con l'operazione di normalizzazione della matrice. Qui ho riportato le tabelle con la riclassificazione secondo il punteggio di priorità crescente per ciascun criterio, suddivisi in classi, e qua alcuni esempi, questo è un esempio dell'edificato, del layer edificato, questo è un esempio invece del layer pendenza. E alla fine si è ottenuta una carta di suscettibilità alle vulnerabilità riclassificata, qui visualizzata con la modalità di visualizzazione geometric interval, in cui si rendono evidenti subito le zone che hanno una suscettibilità alla vulnerabilità maggiore rispetto alle altre. Le classi sono 5 in ordine crescente di suscettibilità, quindi da verde più basso a rosso naturalmente massima come vulnerabilità. In sintesi si è osservata una buona correlazione fra zone che hanno un elevato indice di suscettibilità nelle carte e zone che hanno effettivamente subito danni più rilevanti. Si è riusciti a individuare una metodologia operativa basata su criteri oggettivi misurabili, seppur disomogenei e eterogenei fra di loro, spazialmente definiti e in grado di fornire supporto agli amministratori locali nella definizione delle priorità degli interventi post-emergenziali. La metodologia può essere utilizzata anche come strumento operativo finalizzato al conseguimento dei target previsti dall'Agenda 2030 per gli obiettivi 11 e 13. Un'altra cosa interessante è che è possibile utilizzare la carta e la metodologia per effettuare valutazioni su layer di interessi specifici estraendo la maschera di interesse del layer al fine di evidenziare aree o elementi che risultano essere più sensibili a seguito di un evento di questo tipo. La metodologia è anche applicabile in altri contesti simili o nel medesimo cambiando l'attribuzione dei pesi. Alcune opportunità di miglioramento ai limiti della metodologia proposta. Innanzitutto lo strumento operativo per poter mantenere la validità nel tempo richiede dati provenienti da fonte certa costantemente aggiornati. Nella metodologia di analisi multicriterio utilizzata, probabilmente utilizzare un numero di criteri inferiore a 10, quindi su 13, renderebbe probabilmente più gestibile il risultato. E, per quanto riguarda i dati satellitari, la risoluzione spaziale del Sentinel-2 si è rilevata adatta all'analisi di questa scala, ma se si volesse un grado di dettaglio maggiore, sarebbe necessario ricorrere a satelliti con risoluzione migliore. E da tenere presente che Sentinel-2 multispettrale è sempre influenzato dalla copertura nuvolosa ombre, quindi bisogna utilizzare le immagini con a disposizione valutando le migliori. Ecco, grazie per l'attenzione, qui ho i miei contatti qualora voleste approfondire qualche aspetto.
Grazie Carlo per questa presentazione che ci ha portato nella tempesta Vaia e soprattutto anche sull'uso dell'analisi multicriteriale nel GIS, che è uno strumento importante nei processi decisionali. E diciamo che è in corso anche un lavoro per arrivare a preparare un articolo scientifico, quindi insomma diciamo che al di là del primo step e del risultato all'interno della regione e all'interno di quello che è il progetto di tirocinio, c'è anche questa cosa in corso che stiamo, diciamo, che prima o poi metteremo a frutto. Passo invece ad Andrea Simenzato, che ci parlerà di monitoraggio dell'ambiente urbano, anche qui tematiche come quelle appena presentate da Carlo di interesse per l'Agenda 2030. A te Andrea. Grazie mille, grazie professore e grazie anche ad Umberto Regione per l'invito a questo ciclo di incontri. Passo subito a condividervi lo schermo. Ecco, dunque in questo, due parole giusto per presentarmi, Andrea Semenzato, sono anche un corsista dell'edizione 2018-2019 del Master e come era stato anticipato all'inizio dal professore, l'esperienza del Master mi ha permesso di arrivare in un'azienda che è engineering e che collabora attivamente per la manutenzione e l'evoluzione del geoportale di Regione Veneto, di cui è stato abbondantemente raccontato nei webinar precedenti. Il progetto che è stato oggetto dello stage presso la Regione del Veneto riguarda questi due grandi temi, che sono i dati satellitari, le tecnologie di osservazione della Terra e il consumo di suolo, in particolare il monitoraggio dell'ambiente urbanizzato. Ecco, dunque una rapida preview di quello che vi parlerò. Non andrò subito nel dettaglio del caso di studio, ma volevo darvi anche un contesto più generale all'interno del quale si inserisce questo lavoro, quindi vi parlerò inizialmente dei vantaggi e dei svantaggi, quindi dati e servizi del dato satellitare, per poi andarci a focalizzare sull'ambiente urbano, quindi quali sono le tecniche e gli approcci più utilizzati in questo contesto, per poi andare ad analizzare nello specifico un particolare sensore, che è il sensore radar, che è stato quello utilizzato ed ecco infine nel nostro caso di studio. Quindi andando a vedere quelle che sono le potenzialità, quindi dati e servizi del dato satellitare, il contesto è il contesto di Agenda 2030, quello che immagino molti di voi già conoscano, è un programma europeo promosso dalle Nazioni Unite che prevede entro il 2030 il raggiungimento di obiettivi di varia natura, sociale, economica, politica ed ambientale, e all'interno di questi obiettivi le Nazioni Unite riconoscono l'importanza dei dati satellitari per il monitoraggio e l'alimentazione dei vari indicatori che quindi contribuiscono a monitorare lo stato di avanzamento di questi obiettivi. In particolare nel nostro progetto ci si è interessati dell'obiettivo numero 11, città e comunità sostenibili, che ha tra i vari target proprio quello del monitoraggio del consumo di suolo e dell'impermeabilizzazione del suolo. Scusate. Quindi, perché utilizzare i satelliti? Un programma, il programma Copernicus, il programma più importante a livello europeo, attualmente attivo, di cui è stato parlato nei webinar precedenti anche, il programma Copernicus che si serve di una serie di sentinelle, le famose Sentinels, è stato lanciato l'ultimo, il 6 a novembre dello scorso anno, e garantiscono una copertura globale della superficie terrestre e un monitoraggio continuo del territorio grazie ai brevi tempi di rivisitazione che arrivano fino a qualche giorno, e soprattutto sono delle immagini gratuite, quindi seguono le politiche open che stanno prendendo sempre più piede nel campo dell'informazione geografica. Non solo dati, ma anche servizi. Per questo tipo di dati, questo grande volume, si parla oggi di big data anche nei dati satellitari, ci siamo
abbiamo utilizzato quello che è un servizio offerto dal programma Copernicus, che garantisce e offre dei servizi di cloud, quindi delle macchine virtuali all'interno dei quali sono installati dei software open source, proprio per andare a manipolare questa tipologia di dati, offrendo chiaramente anche del supporto. Quindi, andando a parlare nello specifico del monitoraggio dell'ambiente urbanizzato, ecco che le variabili in gioco diventano molte. Prima di tutto, quindi, la tipologia del sensore. Noi oggi abbiamo, prima si parlava di 6 diversi satelliti, sentinelle, che hanno diversi occhi, quindi riescono a osservare non solo la luce visibile dell'occhio umano, ma diverse lunghezze d'onda nello spettro elettromagnetico per andare a analizzare diverse informazioni, quindi dal radar, dall'infrarosso termico fino alla luce notturna. Importanti anche chiaramente le risoluzioni di vario tipo, non solo quella spaziale, quindi la grandezza del pixel a terra, ma anche quella spettrale, quindi quanti occhi questo satellite è in grado di, con quanti occhi è in grado di osservare la superficie, e anche il tempo di rivisitazione, quindi la risoluzione temporale. Chiaramente ogni prodotto avrà il suo costo e la sua disponibilità. Nel programma Copernicus, come dicevo prima, i dati sono gratuiti e accessibili a tutti. Ecco quindi che i sensori più utilizzati sono i sensori ottici, che per il monitoraggio del consumo di suolo in generale, le tecniche maggiormente utilizzate sono quelle di un'analisi dell'immagine a oggetti, che viene chiamata quindi object based image analysis, ma anche quella più utilizzata è l'analisi immagine a pixel, quindi la possibilità di utilizzare vari strumenti tra indici spettrali e algoritmi di machine learning per andare a classificare in modo automatico o semi-automatico una copertura del suolo che avrà determinate caratteristiche. Gli sensori ottici tuttavia hanno delle limitazioni, soprattutto per analizzare l'ambiente urbano, che necessita di altre risoluzioni geometriche, perché appunto sono degli elementi molto piccoli, e quindi a differenza magari di altri contesti come l'agricoltura, i corpi idrici, il contesto dell'urbanizzato necessita di altre risoluzioni geometriche e soprattutto altre risoluzioni spettrali, perché i sensori ottici non dispongono di sufficienti occhi, sempre per in riferimento a questo, per andare a, ad esempio, a separare quello che è la firma di un ambiente urbano, di un edificato, rispetto magari ad altre coperture del suolo che saranno molto simili e indistinguibili. Altri approcci possono essere utilizzati le proprietà termiche, quindi dall'infrarosso fino alle emissioni notturne. Tutte tecniche che comunque hanno dei grossi limiti. All'interno del progetto abbiamo sperimentato anche questi approcci, che però l'ideale appunto sarebbe considerarli tutti assieme in una tecnica multiapproccio, ma diventa molto complesso. Ma non abbiamo considerato tutti gli strumenti, perché quello più importante sono appunto i sensori radar. Sensori radar che sono dei sensori diversi concettualmente rispetto ai sensori ottici, sono dei sensori attivi, quindi non vanno a analizzare la riflettanza, quindi l'informazione emessa dalla Terra, ma sono dei sensori che inviano loro stessi un segnale e ne ascoltano quello che viene chiamato eco di ritorno, un po' come avviene anche nei sonar delle grandi navi oppure nei radar degli aeroporti. E tra le informazioni ricevute appunto sono la fase del segnale, che analizza micromovimenti del terreno legati a vari fenomeni di subsidenza, terremoti eccetera, ma a noi quello che interessa è l'ampiezza del segnale, dopo vi farò vedere, che serve appunto per analizzare studi di copertura e uso del suolo. Il grande vantaggio di questa tecnologia è che riesce a osservare la superficie in maniera totalmente indipendente dalla copertura nuvolosa. Riesce a penetrare, appunto, proprio per la sua lunghezza d'onda, la copertura nuvolosa, e quindi osservare la superficie indipendentemente dalle condizioni stagionali. E soprattutto, a differenza dei sensori ottici,
proprio perché non si parla più di ottica, ma riescono a osservare la superficie della Terra anche in condizioni di buio, di notte, quindi di scarsa illuminazione. Queste sono le bande maggiormente utilizzate, come vedremo il Sentinel-1 utilizza la banda C. In particolare lo studio che ci interessa nel nostro caso è quello dell'ampiezza, come vi dicevo, utilizzato per la classificazione dell'uso del suolo, risulta essere molto efficace per l'individuazione di superfici antropiche, proprio per il comportamento del sensore. In basso vedete un'immagine che va a identificare in maniera molto chiara e molto distintiva le superfici urbanizzate caratterizzate da forme geometriche verticali che garantiscono un ritorno molto alto, molto elevato del segnale, grazie a questo effetto che viene chiamato del doppio rimbalzo, rispetto ad altre superfici come possono essere i laghi, i corpi idrici e altre superfici agricole oppure vegetate. Quindi vedete nell'immagine sopra le superfici urbanizzate caratterizzate da un colore più chiaro rispetto a tutte le altre. Andrea, in particolare, sì, grazie mille, concludo. E, quindi sensori radar abbiamo utilizzato Sentinel-1 che ha una coppia di satelliti 1B con questo tempo di rivisitazione e la banda C, come vi dicevo. Varie modalità di acquisizione, anche qui solo come spunto, quella più utilizzata è la Interferometric Weissbot Mode che garantisce una risoluzione geometrica di 10 metri pixel al suolo. Scusate, 15 metri, ho sbagliato, 15 metri. Quindi, come vi dicevo, l'analisi dell'ampiezza del segnale che permette di, tramite questo processamento, di cui non mi dilungherò, permette di estrarre il valore del segnale di ritorno che sarà molto più alto per le superfici urbanizzate. Non solo l'intensità, ma anche la coerenza, quindi la possibilità di analizzare due immagini di data diversa e rappresentare in modo ancora più efficace quella che viene chiamata coerenza del segnale, quindi la capacità di mantenere un alto segnale non solo in una singola immagine, ma in date diverse. E vedete molto chiaramente l'ambiente urbanizzato che viene evidenziato in maniera ancora maggiore. Quindi molto brevemente vado a illustrarvi l'applicazione di tutte queste tecnologie a un caso di studio che è stato oggetto di pubblicazione nella rivista MDPI e appunto il punto di partenza da cui siamo partiti è la carta di copertura del suolo, quindi un riferimento ground truth, quindi la nostra verità a terra, il nostro punto di partenza è una carta che ha la scala 1 a 10.000, viene rappresentata, viene realizzata su base triennale tramite fotointerpretazione. Questo sulla destra è il punto di partenza di una classificazione dell'ambiente urbanizzato. Il nostro obiettivo è come arrivare a questo risultato dal satellite. E sono state utilizzate le tecniche che prima vi ho descritto, quindi una classificazione su base automatica e semiautomatica dell'immagine, partendo proprio da questa immagine di coerenza, questa immagine di coerenza interferometrica, quindi immagini di date diverse, e un primo risultato è questo, in rosso vedete l'estrazione dell'ambiente urbanizzato, che se confrontato con la carta di copertura del suolo, i risultati ottenuti sono promettenti, quindi abbiamo un'accuratezza, che è questo valore che leggete in basso, dell'80%, ma soprattutto il dato che ci interessa è lo scarto, la differenza della percentuale di area urbanizzata, quella che noi chiamiamo impronta urbana, tra il satellite e la carta di copertura del suolo, che è inferiore al 2%. L'ultima, infine, tecnica utilizzata è quello di osservare questa analisi di coerenza non solo prendendo due immagini, ma prendendo una serie di immagini riportate in un intervallo di tempo semestrale, quindi vedete qui un esempio a RGB di queste date da aprile 2019 a novembre 2018, che va a enfatizzare ancora di più
l'ambiente urbanizzato rispetto alle altre di coperture del suolo. Questi risultati, abbiamo un'accuratezza che aumenta maggiormente, si arriva quasi al 90%, e scarti in termini di impronta urbana tra copertura del suolo, carte copertura del suolo e satellite sempre inferiore al 2%. Qui vedete che l'algoritmo utilizzato è diverso, ma i risultati sono sempre gli stessi. Abbiamo ripetuto la stessa analisi anche in diverse aree di test, da aree maggiormente urbanizzate anche aree montane nella provincia di Verona, e i risultati sono sempre gli stessi, quindi un'attendibilità maggiore dell'80% fino al 90% con scarti dalla copertura del suolo inferiore al 2%. Un altro esempio, l'ultimo esempio prima di concludere, di classificazione non supervisionata, quindi un approccio completamente automatico per estrarre questa informazione, e i risultati qui ve li ingrandisco, risultano sempre gli stessi, quindi un'accuratezza fino al 90% con questi scarti in termini di impronta urbana. Quindi ecco, questo lavoro, giusto per enfatizzare quella che è l'importanza dei dati satellitari, non solo in un contesto di pianificazione territoriale, ma anche nel contesto di sviluppo sostenibile di Agenda 2030. Soprattutto vuole proporre un approccio che è ripetibile e riapplicabile potenzialmente da chiunque, grazie appunto alla disponibilità dei dati, alla gratuità dei dati e alla potenzialità sempre crescente degli strumenti GIS. Con questo vi ringrazio, scusate, sono andato un pelino lungo, e vi do la parola al professor De Marchi. Grazie Andrea per questa presentazione. È stato toccato il tema rilevante del consumo di suolo, tema rilevante a livello internazionale, delicato a livello nazionale. La nostra regione ci vede in una situazione molto delicata e con delle criticità. Penso il Comune di Padova è una delle realtà con maggior attenzione, almeno diciamo dal punto di vista dell'analisi satellitare ci rendiamo conto che la situazione è critica, e quindi produciamo gli strumenti che possono essere utili poi per la pianificazione. L'articolo è scaricabile direttamente dal sito della rivista, è open source e quindi è utilizzabile. E do la parola ad Alessio Rainato, che affronterà il tema invece, un altro tema importante. Noi siamo una regione che produce e che ha delle eccellenze produttive in campo vitivinicolo, e quindi questo tema della attenzione al rischio di agrofarmaci legato alle produzioni agricole. A te, Alessio. Grazie, buongiorno. Adesso condivido lo schermo così potete seguire la presentazione. Ok, dovreste vedere tutti. Allora, ho 10 minuti per presentare il mio intervento, che riguarda appunto il punto di incontro. Non vediamo la presentazione, Alessio. Non si vede? Però adesso vedete. Così vedete senza. No, prova a condividere lo schermo. Scusate. Adesso sì. Adesso ci siamo. Così? Perfetto. Grazie. Perché procede alla cieca, scusate. Allora, dicevo che appunto la presentazione riguarda appunto l'incontrarsi di due interessi, di due parti della comunità che si trovano nel nostro territorio veneto. Appunto l'interesse dei viticoltori e appunto l'interesse legato alla salute dei nostri alunni, dei ragazzi che frequentano le scuole, la salute dei nostri figli. Quindi questi interessi sono anche gli interessi di coloro che producono la normativa. Gli obiettivi normativi degli ultimi anni, infatti, anche nelle norme tecniche che riguardano l'agricoltura, tutelano per esempio la salute delle varie tipologie di utenti, che sono coloro che distribuiscono agrofarmaci, coloro che utilizzano gli agrofarmaci, coloro che sono presenti
nelle nostre campagne per caso, magari perché utilizzano le campagne per fare la passeggiata, i residenti che sono residenti appunto in zone rurali, oppure i consumatori che portano a casa un prodotto agricolo che potrebbe contenere agrofarmaci. E infine i lavoratori dell'agricoltura che non necessariamente coincidono con coloro che utilizzano l'agrofarmaco. Naturalmente esiste anche un diritto a possedere un ambiente in salute con gli equilibri naturali rispettati. Allora, il quadro normativo che riguarda appunto l'utilizzo sostenibile di agrofarmaci è complesso. E qui è presentato semplicemente un riassunto che vi invito poi a approfondire se è di vostro interesse. C'è il testo unico ambientale, che è il testo di riferimento per il nostro paese, e per quanto riguarda l'agricoltura pongo solo l'attenzione sulla direttiva 128, che appunto prevede l'uso sostenibile dei pesticidi, quindi ponendo un'ottica diversa rispetto al passato nell'uso di questi strumenti per l'agricoltore che opera nelle campagne. Ulteriori riferimenti normativi fondamentali e trasversali di vari settori sono appunto i regolamenti REACH e CLT, che salto a pie pari comunque perché insomma, per motivi di tempo. Allora, in che modo l'attività degli agricoltori può entrare in contatto con il mondo delle scuole, con il luogo in cui i nostri figli stanno, cioè vanno a scuola e frequentano? E il fenomeno è il fenomeno di trasporto, che può essere un trasporto dovuto alla deriva, un trasporto di tipo orizzontale dovuto a, per esempio a ruscellamento, trasporto legato all'acqua, o alla percolazione, quindi un trasporto verso il basso dovuto sempre alla pioggia, a fenomeni legati al movimento dell'acqua che può sciogliere i prodotti irrorati distribuiti dagli agricoltori. Allora, il fenomeno della deriva è ciò in cui noi ci siamo concentrati, insomma, per questo semplice studio che vuole analizzare appunto il conflitto tra gli interessi degli agricoltori che hanno necessità di trattare in agricoltura e gli interessi di noi cittadini di vivere in un ambiente sano. La deriva è il trasporto dovuto all'aria, quindi il vento, un movimento di un flusso d'aria che può trasportare anche gocciole di agrofarmaco verso luoghi in cui l'agrofarmaco non dovrebbe stare. Il posto in cui l'agrofarmaco certamente non dovrebbe stare è la scuola. Vediamo cosa dice la normativa in questo senso. La normativa pone definisce una zona rossa di 10 metri da luoghi sensibili come le scuole, in cui, all'interno della quale l'agricoltore non può trattare. 10 metri sembrano pochi, ma come vedremo più avanti non sono infrequenti in casi in cui le scuole sono a meno di 10 metri da una superficie agricola. Oltre tra i 10 metri e i 30 metri di distanza da luoghi sensibili come le scuole non si possono utilizzare alcune categorie di prodotti fitofarmaci con profilo tossicologico grave, per esempio i prodotti cancerogeni, con tossicità per il feto, con effetti sensibilizzanti, con tossicità ad organo, con tossicità alla sfera riproduttiva. Ci sono alcuni prodotti agrofarmaci con un profilo tossicologico grave che non si possono utilizzare in vicinanza, in prossimità di luoghi sensibili, come le scuole. Oltre i 30 metri da questi luoghi sensibili è zona bianca, si può operare liberamente. Andiamo a vedere allora come questi vincoli normativi si posizionano
nel territorio Veneto. Ricordiamo che l'Italia è la prima nazione europea per produzione vinicola e il Veneto è la prima regione in Italia per produzione di vino. Abbiamo delle produzioni straordinarie, abbiamo la zona dell'Amarone, Valpolicella, del Recioto, abbiamo il Prosecco, che è il vino più esportato al mondo. Quindi il Veneto è una realtà viticola fondamentale, dove appunto non è solo una cultura, ma è anche cultura nostra, fa parte del nostro patrimonio di vino. Allora, cominciamo a confrontare l'interesse appunto del viticoltore con quella che è la realtà della scuola. Siamo andati a vedere sugli open data del Ministero dell'Istruzione tutti i plessi scolastici presenti sul territorio interessato da produzioni di OCG del territorio veneto. Abbiamo quindi identificato circa 4.000 plessi scolastici, sia statali sia paritari, che appartengono alla scuola dell'infanzia, primarie, secondarie, primo grado, secondarie, secondo grado. Quindi tutte le tipologie di scuole. Abbiamo incrociato gli open data del MIUR con i dati della carta degli edificati della Regione Veneto, incrociando questi dati e posizionando questi plessi scolastici nel territorio. Qui vediamo una mappa della regione con le scuole paritarie e statali. Allora, andiamo a vedere un po' i risultati di questa indagine. Con semplici strumenti di geometria e di prossimità siamo andati a identificare i plessi che sono a meno di 10 metri da un vigneto. Quindi vuol dire dall'altra parte della strada, cioè il vigneto. Quindi sono situazioni che sembrano rari, invece abbiamo identificato ben 60 scuole, 60 plessi scolastici a meno di 10 metri dal vigneto, che sono circa il 2% delle scuole venete. Siamo andati poi a identificare per prossimità il numero di plessi scolastici e la posizione, che sono a meno di 30 metri, quindi nella zona arancione, se vogliamo, a meno di 30 metri dai vigneti. E ci sono circa 190 scuole che sono a meno di 30 metri dei vigneti nelle zone di OCG del Veneto. E sono circa il 5% del totale dei plessi. Questo è quello che la legge, abbiamo visto appunto dove questi limiti normativi si applicano sul nostro territorio. I limiti normativi sono di 10 metri, non si può trattare, e di 30 metri si può trattare con degli accorgimenti. Ma andiamo a confrontare quello che è il limite normativo con quello che è la giusta distanza, come è il titolo di un vecchio film, di qualche anno fa. Qual è la giusta distanza per essere sicuri di non avere fenomeni espositivi dovuti a deriva di agrofarmaci? La letteratura scientifica ha identificato che oltre 120 metri, quindi oltre i 100 metri di distanza da un vigneto, il fenomeno di deriva si tende ad azzerarsi. Quindi questa è la distanza di sicurezza prevista dalla normativa, questa è la distanza di sicurezza che prevederebbe invece la realtà scientifica. Quindi si confronta il vincolo normativo con il vincolo dovuto alla prova scientifica. Andiamo a vedere ora quali sono i plessi scolastici che sono a una distanza in cui i fenomeni di deriva si manifestano e che non è detto che sono anche oltre il limite legato alla normativa, oltre 30 metri. Quindi le scuole che sono a meno di 125 metri da vigneto sono circa 2.000. Sono il 60% dei plessi posizionati nelle aree viticole di OCG del Veneto. Questo risultato quindi dimostra un conflitto tra i due interessi, il diritto di fare agricoltura, ma anche il diritto ad avere un ambiente sicuro in cui i nostri figli possano stare.
Adesso quindi, sì, ho finito. Allora, quindi c'è il confronto tra il vincolo normativo, 10 metri e 30 metri, non si può trattare sotto i 10 metri, 30 metri si può trattare con accorgimenti, e un limite tecnico di 125 metri. Teniamo presente che il fenomeno di deriva, o drift, può essere amplificato da ventosità o dalla giacitura. Ad esempio, in territorio collinare, il fenomeno di deriva può essere amplificato per gravità, semplicemente per fenomeni di movimento dovuti alla gravità dall'alto verso il basso. Bene, dopo aver gettato un po' di scompiglio per queste questioni, questi problemi di conflitto tra gli interessi degli agricoltori e l'interesse del resto della comunità, vi invito a consultare delle risorse aperte in cui trovare i dati che sono stati utilizzati per le informazioni qui esposte, che sono appunto l'infrastruttura dati della Regione Veneto e gli open data del Ministero dell'Istruzione. Io vi ringrazio e ho finito la mia breve presentazione. Grazie. Se avete delle domande, a dopo. Rimango a disposizione. Per il lavoro, perché come si dice in geografia, le scoperte geografiche non sono mai finite, nel senso che incrociando i dati riusciamo ad accorgersi di cose che magari a cui non avevamo pensato a sufficienza. Allora, credo che questi numeri siano molto importanti, e il primo fatto è quello di sapere queste cose e poi di cominciare ad agire, perché questi sono tutti strumenti che possono trovare poi una risoluzione, se vogliamo prenderla, attraverso gli strumenti di pianificazione nei diversi comuni, eccetera. Quindi ci sono, il primo dato però è saperle le cose, averne un'idea, capire poi che c'è un minimo richiesto dalla legge, ma c'è qualcosa che andrebbe fatto un po' in là, perché la legge è una mediazione di interessi. Ecco, credo che avere questi numeri e questi dati, quindi 2, 5 o 70%, ci possa insomma far riflettere e soprattutto cominciare a prendere ad agire con gli strumenti che già abbiamo. Non servono strumenti nuovi, ecco, perché si dice spesso no, gli strumenti ci sono, adesso si tratta a un certo punto di trasformare questa informazione in pianificazione e decisione. Lascio la parola poi a Daniele Codato, che ci aggiornerà su un tema che ci vede coinvolti tutti quanti a livello globale nell'ultimo anno e che riguarda proprio l'uso dei dati nell'analisi delle questioni legate al Covid. A te, Daniele. Buongiorno a tutte e tutti, sono Daniele Codato, sono collaboratore del Master e a me è purtroppo l'onere di passare dal Prosecco, quindi è una cosa piacevole, a ritornare al Covid, diciamo. Ecco, per un'ora e mezza siamo riusciti magari a non pensare al Covid, io vi riporterò su questa tematica e vi condivido quindi lo schermo. Allora, diciamo, questa è un po' una bonus track, perché non è un project work o comunque una tesina del Master, ma è un progetto in cui stiamo collaborando con anche la Regione Veneto, e quindi con il dottor Trivelloni, Brentan, eccetera, eccetera. E non inizio casualmente con questa pagina, questo hashtag dati bene comune, perché poi, diciamo, insomma, voglio introdurre anche un po' di polemica. Ecco, questo argomento si presta anche bene alla polemica. Vediamo se... Ok, eccoci qua. Allora, cosa vado a parlare? Cercherò di essere breve anche, visto che insomma voglio lasciare spazio alle domande. Allora, diciamo che questo progetto si inserisce, che quindi tratteremo adesso, vi presenterò alcune cartografie relative alla Regione Veneto, è un work in progress a livello nazionale, ovvero promosso dall'Associazione dei Geografi Italiani, che sta cercando, diciamo, quello che vuole fare è produrre un atlante del Covid, quindi e soprattutto presentando, diciamo, il Covid sia a livello nazionale, quindi sia delle cartografie a livello nazionale, ma soprattutto delle cartografie sviluppate da vari laboratori a livello regionale, con l'obiettivo appunto di dettagliare e problematizzare le differenze regionali e mettere in luce le specificità territoriali, quindi un po' i legami
anche se più a livello qualitativo, tra cosa sta succedendo come diffusione della pandemia per ogni regione e delle caratteristiche e le peculiarità territoriali di ogni regione. Questo è un work in progress, appunto anche le cartografie che vado a presentare sono, diciamo, cartografie ancora in fase di produzione, ecco, e l'idea, appunto, l'Atlante dovrebbe vedere la luce verso fine aprile 2021. Allora, iniziamo quindi, appunto, non solo Covid, ma anche cosa, che caratteristiche hanno le varie regioni, tra le quali, per esempio, possiamo vedere la regione Veneto. Questa, per esempio, insomma, è una classica cartografia di distribuzione e composizione della popolazione, dove vediamo, appunto, a livello comunale la densità di popolazione, che in particolare si focalizza nell'area pedemontana e in particolare nella provincia di Padova, Verona e Treviso. Ecco che il Veneto, appunto, è un'alta densità di popolazione con quasi 5 milioni di abitanti fino al 2019. Questa è la stessa carta però a scala provinciale, dove si vede appunto la predominanza del padovano, ecco, come densità di popolazione. E qui arriviamo anche all'indice di vecchiaia, ovvero il rapporto tra la popolazione maggiore di 64 anni rispetto alla popolazione minore di 15 anni. Si vede che anche lì il Veneto, come in generale, insomma, le regioni italiane, ha una piramide d'età che siamo vecchi, insomma, ecco. Quindi infatti l'indice maggiore a 100 indica che ci sono più anziani che giovani, in particolare il bellunese e la provincia di Rovigo, e si vede anche, insomma, la distribuzione, appunto, della piramide di età, dove appunto la maggior parte diciamo della popolazione divisa tra maschi e femmine si ha sopra, diciamo, i 40 anni. Io ci sto arrivando anch'io, insomma, fra poco. Questa invece è una cartografia, appunto, perché la distribuzione e la diffusione Covid è legato anche molto alle infrastrutture sanitarie. In questo caso stiamo presentando, appunto, i famosi Covid hospital, ovvero gli ospedali che la Regione Veneto aveva diciamo priorizzato per e aveva dedicato, diciamo, al Covid. E in più qui, appunto, vediamo anche in particolare una gran presenza, in particolare nei capoluoghi di provincia, di vari centri di servizio per anziani. Quindi in questo caso anche questo è un legame tra, cioè, diciamo, far vedere dove sono le infrastrutture sanitarie, ecco, rispetto alla malattia, all'epidemia. Ecco qui, arriviamo al Covid e qui ritorno su questo hashtag dati bene comune, perché allora questo, diciamo, è una rappresentazione sia come percentuale di casi su totale della popolazione per provincia. Mi sono dimenticato di dire che diciamo che questo progetto di Atlante intanto vuole studiare la prima fase dell'epidemia, che è quella un po' più legata anche al territorio, perché appunto è la fase in cui è iniziato tutto, mentre nelle altre fasi magari sono state influenzate da altri fattori. La prima fase probabilmente è quella più legata a delle caratteristiche territoriali. Ecco qui vediamo, appunto, che al 30.06, quindi a 30 giugno, la maggior parte dei percentuali casi si trova nel bellunese, nel verunese, nel padovano, eccetera. Qui vediamo come è cresciuta la curva del contagio, quindi dal 24.02 al 24.06, e diciamo questo è quello che si può elaborare principalmente con i dati che vengono forniti giornalmente, dato che sono informazioni e i dati forniti dalla Protezione Civile sono informazioni soprattutto che, appunto, si trovano a livello nazionale e al massimo si arriva alla scala di provincia. Manca tutta una parte di, cioè manca per molte regioni, quasi la totale delle regioni, manca una parte di dati a livello, soprattutto almeno a livello comunale, che ci permette di poter analizzare, appunto, a un maggior dettaglio, poter anche vedere che relazioni ci sono a livello territoriale. Ovvero servirebbe almeno una scala comunale, insomma, per poter sviluppare analisi più approfondite. Questo ancora manca. Ecco che infatti questo hashtag dati bene comune è un'iniziativa che vorrei che, insomma, vi presento, appunto, perché insomma, vi invito anche a firmare, non so se magari alcuni di voi conosceranno, e l'idea è, appunto, di chiedere al governo dati aperti e machine readable sull'emergenza Covid-19, ma anche in generale, insomma, in generale, per monitorare realmente la situazione e poterla gestire al meglio. Fino adesso sono state 48.323 firme, quindi, insomma, vi invito, datibenecomune.it, a firmare. Ok?
Infatti, a livello di comune, a livello comunale, diciamo, sono state veramente trovate poche informazioni, nonostante appunto sia io sia il dottor Trivelloni, eccetera, abbiamo cercato di sollecitare questi dati ad Azienda Zera, per esempio. Le uniche cose che siamo riusciti a estrapolare sono delle informazioni a livello comunale al 17 marzo, informazioni tratte da un periodico, diciamo, padovano, dove si vede appunto qui Bo, che è uno dei comuni tristemente noti appunto come maggior numero di contagi, soprattutto nella fase iniziale, e un'altra informazione a livello provinciale per la provincia di Verona, in questo caso estratto, se non ricordo male, dall'Arena di Verona per il 2806. In questo caso appunto vi parlo di informazioni che per varie ricerche siamo riusciti a ottenere a livello già di dato spaziale o di Excel. Molte altre informazioni magari sono presenti in maniera dispersa, magari nel Facebook, nell'ULS X, nel, e in altre informazioni, però chiaramente, o in PDF, ecco, però non sono utili, diciamo, diciamo, poter svolgere analisi senza perdere troppo tempo nella sistemazione dei dati di input, che purtroppo la parte di sistemazione dei dati, chi lavora a Gila sa che è la maggior, diciamo, è la parte più onerosa. In questo caso, finita la polemica, diciamo, chiudo la polemica, ecco, passo alla parte relativa, invece, questi sono i dati Istat sul totale dei morti per comune, in questo caso abbiamo tra il periodo 24.02 e 30.06, E questa è la differenza, diciamo, tra in questo periodo del 2020 e la media degli anni 2016-2019. Diciamo, abbiamo avuto più di 2.500 morti totali in più rispetto agli anni precedenti, che si concentrano soprattutto anche qui nei capoluoghi di provincia. Poi, appunto, oltre al Covid, diciamo, abbiamo cercato e stiamo cercando di analizzare anche fattori, diciamo, le conseguenze, ecco, dell'epidemia. In questo caso appunto abbiamo il totale delle ore autorizzate di cassa integrazione guadagni. Come si vede, il totale ore è aumentato, per esempio, per il Trevigiano di più di 60 milioni di ore rispetto alla media degli anni 2017-2019, in questo caso appunto per provincia. Qui anche, insomma, il Veneto, si sa, è la prima regione turistica in Italia, e anche qui si può vedere come in particolare chiaramente è la prima regione sì turistica italiana, ma in verità il turismo in Veneto si concentra in certi comuni, diciamo, ecco, e soprattutto la fascia litoranea, la Cortina e la fascia del Lago di Garda e i vari capoluoghi di provincia. E qui si vede quanti i numeri di visite turistiche persi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quindi soprattutto qui per la zona del Veneziano, nel comune di Venezia, abbiamo più quasi 2 milioni di turisti in meno, insomma, nello stesso periodo. Ecco, qui è finalmente almeno, insomma, una cartografia positiva che ha portato appunto il Covid. E nel geoportale della Regione Veneto troverete cartografie basate soprattutto sull'analisi di immagini satellitari, in particolare del, penso, Sentinel 5, se non sbaglio. In questo caso invece riportiamo la differenza di NO2 rispetto allo stesso periodo dell'anno del 2019 a livello di centraline ARPAV. Come si può vedere, è diminuito, insomma, in generale è diminuito l'NO2, ok? Nel periodo, in questo caso, tra metà marzo e metà aprile, rispetto allo stesso anno precedente, e in questo caso invece è sempre la stessa analisi nel periodo tra metà maggio e metà giugno, che quindi il primo era in pieno lockdown, il secondo stiamo uscendo dal lockdown, infatti si vede che in alcune centraline aumenta di nuovo diciamo, l'NO2, ecco, che è un gas inquinante molto studiato, perché è prodotto soprattutto le emissioni di veicoli, eccetera. Chiudo, perché penso di aver esaurito il mio tempo, visto che, insomma, io lavoro all'Università di Padova e dato che la diffusione dell'epidemia è legata anche al movimento delle persone, in questo caso, insomma, presentiamo gli iscritti all'Università di Padova il 31/7/2019, che sono più di 58.000 iscritti, diciamo,
e la provenienza di questi scritti, come vediamo appunto sia a livello provinciale sia a livello d'Italia, quindi vediamo insomma che provengono soprattutto dalle regioni limitrofe, ma anche, ma diciamo che gli iscritti all'Università di Padova arrivano da praticamente tutte le regioni italiane, e ciò anche questo può essere messo in relazione poi con insomma sia le problematiche sia la diffusione dell'epidemia. Grazie per l'attenzione, mi taccio e ringrazio tutti e interrompo la condivisione. Grazie Daniele, soprattutto per aver portato con questo tema caldo, vicino, la questione della disponibilità di dati aperti. Ecco, credo che questo sia un tema centrale, ce ne stiamo accorgendo oggi con il Covid, ma ci sono molte altre ragioni che ci aiuterebbero. Noi ci occupiamo per esempio degli impatti delle attività petrolifere in molte parti del mondo. Difficilissimo trovare dati organizzati di questo tipo, in alcuni casi ci sono, in altri meno. Ecco, credo che il tema del dato aperto sia fondamentale e quindi invito tutti a scrivere e diciamo firmare la petizione. E allora abbiamo ancora qualche minuto, mi appello quindi al dottor Trivelloni per capire quanto tempo abbiamo ancora e se c'è qualche domanda, e se no chiudiamo verso le 12.30, insomma magari prendiamo uno spritz prima di andare a pranzo e quindi ci avviamo insomma verso una parte importante della nostra giornata, che è interromperla per pranzare. Certo Massimo, innanzitutto complimenti per la conduzione del webinar, complimenti a tutti i relatori, non avevo alcun dubbio, molto interessante, sono tutte cose che abbiamo fatto assieme per fortuna, confesso che alcuni dettagli me li ero dimenticati perché sono parecchi anni, è stato interessante rivederli sicuramente. E spero, immagino che anche chi è collegato abbia avuto lo stesso tipo di impressione, insomma di interesse. E se sei d'accordo, ho visto prima che ci sono alcune domande, alcune risponderei anche io rapidamente, e in particolare mi riferisco a quelle fatte a seguito dell'intervento di Alberto Grava, che ci ha presentato appunto questo sistema di aggregazione, di armonizzazione dei dati relativi agli edifici provenienti dalla CTR, del database e da altre fonti. Le domande in particolare riguardano la compatibilità di questi dati con i fabbricati catastali oppure con le informazioni di protezione civile, quindi aggregati strutturali e quant'altro. Ecco, faccio un rapidissimo accenno, questi dati sono compatibili, vanno popolati naturalmente nel quadro di altre procedure amministrative. E questo è possibile perché la specifica di sintesi che è stata realizzata dalle regioni in seno al CISIS, al Centro Interregionale per Sistemi Informatici, Geografici e Statistici, penso proprio a questo, anche perché ci sono delle collaborazioni in atto, una partita da qualche mese con il Dipartimento Nazionale Protezione Civile, proprio per condividere questa banca dati in modo che sia arricchita dalle informazioni di competenza della Protezione Civile, e l'altro gruppo di lavoro che si sta avviando proprio in questi giorni con uno scambio formale di lettere tra il CISIS, AGID e l'Agenzia delle Entrate Catasto. Quindi questa è una risposta un po' sintetica e di quadro generale sulle questioni che venivano poste in precedenza. E approfitto Massimo, no, un'altra cosa, scusate, ho visto anche un'altra domanda dopo l'interessantissimo intervento di Alessio Reinato. Chiaro che una persona ci chiedeva se questo tipo di analisi può, cioè l'incrocio diciamo tra le situazioni degli agrofarmaci e da altri tipi di dati può essere fatto anche per itinerari ciclabili, sicuramente sì, tra l'altro ricordo, come abbiamo detto in un precedente webinar, che i percorsi itinerari ciclabili sono presenti nei portali del nostro edificio, anzi un portale dedicato proprio a questo tipo di tematismo. E concludo questo rapido intervento, poi se ci sono altre domande che abbiamo visto in chat si può rispondere, ma in ogni caso invito tutti per riproporre queste questioni oppure altre, oppure questioni più specifiche, a inviarle anche al termine del webinar al solito indirizzo che è IDT, Imola Domodossola a Torino, @regione.veneto.it. Grazie. Prego Massimo. Sì, bene, non so se c'è qualche domanda che vogliamo affrontare, soprattutto chiedo a te, Umberto, fino a che ora vogliamo andare avanti, tanto per non stancare le persone partecipanti, perché adesso sono le 30, quindi ci vogliamo dare un'altra decina di minuti per eventuali domande, osservazioni, ditemi voi, insomma.
Sì, guarda, 10 minuti va benissimo, anzi chiederei al collega Delio Brentan che sta tenendo sott'occhio la chat degli utenti se ci sono domande, credo forse sia qualcosa anche riferito all'ultimo intervento di Daniele Colato. Prego Delio. Sì, buongiorno a tutti. C'è una domanda in particolare sulla privacy dei dati Covid, Massimo, se vuoi rispondere tu. Il segreto statistico dal mio punto di vista, in questo caso non essendoci comunque il nome e cognome della persona, ma soltanto l'elenco dei malati o di quelli che per comune, non credo che si violi nessun segreto statistico, però se vuoi rispondere tu, Massimo, grazie. Sì, cose, poi lascio la questione anche a Daniele. Allora, tenete conto che già nella statistica, quando c'è un solo caso per comune, il dato non viene condiviso, cioè per esempio già nelle statistiche, per esempio sui fenomeni turistici, i dati li abbiamo solo se abbiamo più operatori turistici in un comune. Nel caso ci fosse un solo operatore turistico, il dato sulle strutture non ci sarebbe, quindi già questo, a meno che non ci sia un unico malato per comune, il dato non ci sarebbe un problema di privacy. Secondo, c'è una lunga tradizione della ricerca geografica negli ultimi 10 anni almeno sulla gestione della privacy, e come gestire l'offuscamento. Questo è un tema ben conosciuto, per esempio, nell'analisi di dati cartografici censuari negli Stati Uniti, per esempio nel rilevare la povertà. Allora non è un tema nuovo, cioè io vorrei proprio spiegare che tutte queste cose non sono nuove. Ecco, quindi quando ci si appella alla privacy, diciamo sì, ma guardate che sono cose vecchie. Da 30 anni negli Stati Uniti si fanno le carte della povertà, ok? E si usano queste analisi sulla povertà per poi fare la pianificazione degli interventi nei quartieri poveri, eccetera. Allora, noi possiamo arrivare a dettagli sulla casa. Ecco, in quel caso non diamo dati con precisioni sulla casa, ma possiamo dare dei dati dove possiamo per esempio sapere all'interno di un quartiere della città quali possono essere le situazioni più critiche. Ecco, io credo quindi che sta nella gestione tecnica del dato, e chi gestisce i dati li gestisce in maniera seria, dare un dato che rispetti la dignità della persona, ma che allo stesso tempo non ci possa nascondere che in quel quartiere della città abbiamo dei grossi problemi di povertà e di marginalità, perché se no nascondere la polvere sotto i tappeti non ci serve. Lo dico anche per chi si occupa per esempio di fauna e di fauna sensibile. Io ho fatto delle valutazioni di impatto ambientale in cui dovevamo individuare per esempio dove c'erano dei nidi di rapaci per evitare nella costruzione di impianti eolici di danneggiarli. Allora sappiamo che il rapace provoca una certa attenzione, e quindi nelle carte che abbiamo condiviso non abbiamo messo i nidi, ma abbiamo detto che quell'impianto potrebbe mettere a rischio alcuni nidi di rapaci. Allora io credo che c'è tutta una tecnica che si chiama appunto offuscamento, che permette di condividere il dato senza ledere la privacy e la dignità delle persone. Non so se Daniele vuoi aggiungere qualcosa. Ma solamente, no, mi sembra che tu sia stato molto chiaro, solamente il fatto che appunto tutti i dati comunque che ho presentato sono dati pubblici, insomma, presentati o cioè ricavati da Istat, da Protezione Civile, eccetera, quindi pubblicati ogni giorno da loro. E poi dalle varie riunioni che abbiamo avuto con i laboratori a livello nazionale, per esempio, ci sono alcuni laboratori, credo, non mi ricordo in che regione, che stanno usando per compiere analisi anche diffusione dell'epidemia a livello, in quel caso sì, a livello di indirizzo della, cioè proprio di casa della persona infettata, ma in quel caso per esempio sono dati che appunto usano solamente come per compiere delle analisi e non verranno mai distribuiti e mai presentati chiaramente a livello di singola abitazione, ma poi verranno riaggregati. Ecco, quindi insomma non si arriverà a livello di dettaglio di poter mettere in pericolo la privacy di qualcuno, ecco. Scusate, vorrei dire due parole anch'io sul tema, grazie Massimo, grazie Daniele, grazie all'ospite, agli ospiti che hanno posto questa questione. Due premesse velocissime. La prima è che il tema è estremamente complesso, meriterebbe almeno un webinar dedicato, per cui adesso lo trattiamo molto rapidamente. E la seconda è che gli orizzonti di lettura che ci hanno fornito Massimo e Daniele mi sembrano assolutamente molto interessanti.
Però ecco, permettetemi, perché poi non si dica che la regione chiama l'università e lascia fare la polemica soltanto l'università, no? Nel quadro della sua libertà di ricerca. La polemica la possiamo fare anche noi, perché è assolutamente in tono costruttivo. Ecco, mi pare che al di là di tutti i ragionamenti, e ovviamente nel pieno rispetto della norma, perché questo tutti facciamo e ci mancherebbe altro, mi pare vi sia un po' di asimmetria, insomma, in come vengono trattate questo genere di cose. Parlo in generale, non parlo soltanto dei dati Covid, ma anche di altre situazioni come quelle che richiamava Massimo a proposito degli esempi statunitensi. Mi spiego meglio. L'attività del garante pare molto solerte quando si tratta di banche dati pubbliche. Mi pare che in generale, al di là del garante, ma in generale ci sia molta meno attenzione per quanto riguarda quello che fanno i grandi player privati, no? Quindi vediamo situazioni che leggiamo in cronaca e tutti quanti noi viviamo con uno smartphone o qualche altra diavoleria di quel tipo in mano e vediamo bene che siamo abbastanza seguiti, barra inseguiti, da tutto un sistema di connessioni che sfugge molto, direi, ai sistemi di controllo. Viceversa, quando si parla di dati pubblici, c'è un livello di attenzione particolarmente forte. Faccio soltanto un esempio: chi conosce la cosa coglie anche una vena polemica, naturalmente parlo di ANCSU, cioè l'Anagrafe Nazionale dei Numeri Civici e Strade Urbane, che fa molta fatica a emergere, a completarsi, a strutturarsi, a svilupparsi, anche per una serie di obiezioni, direi, di lunga durata da parte del garante della privacy. Quindi il tema è sicuramente di grande interesse e non credo sia stato condizionante più di tanto sulla non liberazione dei dati in merito al Covid, e concludo dicendo anche non credo che lo scarsissimo utilizzo della componente geografica nei dati per il Covid non è colpa sicuramente del garante della privacy, è colpa probabilmente di un deficit culturale che la nostra società in questi anni sta vivendo. Prego Massimo. No, hai fatto benissimo a toccare il problema della grande massa di dati gestiti da imprese private. In primis Google, ma solo per citarne quella che abbiamo più facilmente in mano, perché regalandoci tanti servizi, in cambio quei servizi li paghiamo con le nostre informazioni. E credo quindi quando un servizio arriva gratuito, attenzione che nulla è gratuito, perché il valore generato dai nostri spostamenti, dai nostri acquisti, dai nostri viaggi, eccetera, è un valore importantissimo che Google recupera. Quindi regalandoci la posta elettronica, le carte, eccetera, alla fine cioè non ci regala niente, insomma ce lo paghiamo, ecco, quindi attenzione. È vero che su questi aspetti, hai fatto bene Umberto, c'è forse poca attenzione. E il tema della privacy, della posizione, è un tema importantissimo. E anche qui abbiamo un deficit normativo, e cioè è vero che cosa succede? Quando accendi il cellulare, spesso le app ti chiedono vuoi condividere la posizione, ecco, ma dopo una volta che hai messo quel sì è finita. Attenzione quindi che il tema della privacy della posizione è un tema che si aggiunge più recentemente alla complessa dimensione della privacy, ma è un tema tra i più delicati oggi. Dico due parole, insomma, da un lato la necessità di avere delle informazioni precise, per esempio per i soccorsi in montagna, attenzione però perché dall'altro lato da 15 anni in letteratura si parla di geoschiavitù, ok? E quindi come sia possibile controllare le persone avendo l'informazione sulla loro privacy. Ecco, quindi attenzione. Dico anche attenzione perché noi più che rischiare o rischiare solo un grande fratello che controlli tutti, siamo un po' tutti sedotti dal gioco della cosa fa l'altro. Cioè diciamo io posso essere spiato non tanto e non solo da un grande fratello, ma da un vicino di casa o dallo stesso mio fratello, o quando noi stessi usiamo queste app per controllare i figli. Ok, attenzione perché questo ormai è un metodo pervasivo che ci fa delle domande culturali assai forti. E tutto questo, come vi dico, non è nuovo e fa parte di una branca della G-Science che studia gli aspetti etici della questione dell'informazione geografica. E non è una cosa nuova. Quindi, cioè, io dico, l'utilità anche della ricerca scientifica è quello di dirci, guardate che alle volte non abbiamo a che fare con cose nuove. Se ci esplode una pandemia, ok, ma i problemi che poi noi andiamo a trovare, tipo quello della privacy, non è nuovo. Tanto che qualche anno fa era uscito un manifesto sulla
geoprivacy. Quindi tenete conto che è un tema molto caldo, non lo scopriamo adesso con il Covid, è un tema che insomma la ricerca scientifica, la prassi, alcuni tribunali, alcune amministrazioni hanno già definito. Cioè, ci sono dei contesti in cui, per esempio, i ragazzi che vanno a scuola, parliamo sempre del contesto statunitense perché per certi versi è anche innovatore, sono obbligati ad avere un tracker. I ragazzi all'interno delle scuole sono controllati. In altri stati, per esempio, questo è del tutto inammissibile perché sarebbe una violazione della privacy. Ok, quindi siamo in un paese, quello gli Stati Uniti, che è una federazione, dove in Texas è possibile scavare pozzi di petrolio a 30 metri dalle scuole e dove in Michigan devi starci almeno a 1000 metri, ecco. Quindi per capire cosa significa l'autonomia dei diversi stati, che è un po' come negli stati europei. Questo per mettere in evidenza la necessità, quando andiamo a affrontare un problema, di non partire da zero, ecco. E credo che quello che abbiamo presentato oggi, anche in questa interazione consolidata e proficua con Regione Veneto, sia proprio quella di lavorare da un lato sulla qualità del dato. Le prime tre presentazioni ci hanno messo in evidenza quanto sia importante far manutenzione del dato, cioè il dato non è che basta raccoglierlo, va mantenuto, sennò diventa vecchio e non serve più. Dall'altro, come il dato possa essere applicato facendoci scoprire cose nuove. Io credo che scoprire che abbiamo X scuole in condizioni insomma non ottimali per la salute dei ragazzi, credo sia un elemento importante di come il dato diventi prezioso. E quindi, ecco, poi cosa ne facciamo di questa informazione? Questo diventa un aspetto estremamente importante. Noi ci possiamo fermare qui, possiamo fare anche delle proposte, ma dopo siamo una società complessa e bisogna, da un lato, non dire ecco queste cose non le dovevate dire, no, perché poi ci succede quando scriviamo gli articoli scientifici, ecco queste cose non le dovevate dire, e perché? Perché se no allora va bene che l'università stia chiusa nella sua turris eburnea ed è lontana dalla società. Quindi quando la ricerca e l'amministrazione arrivano vicino alla società, allora succede qualcuno dice queste cose non le dovevate dire. Ma passata poi la preoccupazione, una volta che le cose le abbiamo dette, adesso bisogna cominciare a fare qualcosa, no? E quindi passare dalla analisi all'azione. E chiaramente non ci immaginiamo che immediatamente il problema si risolva, ma che una volta conosciuto, verificato e capito, si possa risolvere. Attenzione, risolvere è abbastanza facile, non significa estirpare i vigneti, significa per esempio che nelle prossimità delle scuole si faccia agricoltura biologica. Quindi, cioè, vedete che non si perde produzione, cioè si possono trovare molte soluzioni. Ecco, l'importante è essere, come dire, creativi e guardare al ventaglio di opzioni. Quindi questo non significa basta con il convenzionale, ma guardiamo dove, per esempio, fare delle proposte di transizione ecologica, magari in prossimità di zone con una certa sensibilità. Ecco, perché abbiamo anche delle norme che ci chiederebbero, insomma, alcuni elementi. Non so, Umberto, se vuoi aggiungere qualcosa, credo che abbiamo fatto il 12.45, credo che potremo anche pensare di andare a pranzo. Ottimo Massimo, grazie a tutti allora. Grazie Massimo. Grazie a tutti voi e buona continuazione con questa bellissima iniziativa di Incontrando il Territorio per i prossimi appuntamenti. Ciao a tutti.